Senta, professore, parliamo un po' di numeri, perché lei mi ha spesso spiegato in queste ultime settimane che non dobbiamo attaccarci ai numeri del giorno per giorno. Abbiamo provato quindi a fare un po' un confronto degli ultimi 8 giorni, dal 22 al 29, e vediamo che i contagi hanno avuto un momento di stabilità, nonché di rallentamento, poi sono ricresciuti e adesso sembrano di nuovo stabili, se non addirittura potremmo dire in discesa. Che sensazione ha sul fronte, diciamo, della curva? Ma senta, per quanto riguarda la rilevazione dei dati, i dati sono, ahimè, con oscillazioni che non definirei statisticamente significativi, nel senso che sono più o meno quelli, dipendono anche molto dal ritardo che può esserci di una notificazione tra un giorno e un altro e riflettono molto la capacità giornaliera di test che possono essere attuati, almeno nel contesto lombardo e della grande epidemia, diciamo così, del nord. Quindi da questo punto di vista quello che forse conta di più è la primissima percezione di una pressione un pochino meno marcata sugli ospedali, che però vorrei verificare dopo averla commentata con i miei colleghi degli altri ospedali della Lombardia, che più del nostro sono state bastonati duramente da questa Ecco, epidemia. perché la terapia intensiva all'inizio dicevamo che erano il 10% dei ricoveri totali, oggi sembrano essere il 4%. È un segnale positivo di miglior pressione sui reparti o significa che si è allargata la platea dei ricoveri totali? È certo che vale soprattutto il secondo dato. Ogni ospedale che ha iniziato ad occuparsi di Covid per necessità ha dilatato progressivamente gli spazi e i letti dedicati e quindi ovviamente tenendo conto che il ricovero spesso è un ricovero lungo, abbiamo un denominatore di persone ricoverate che deve tener conto anche di questo aspetto. Quindi, cioè, i numeri rimangono ancora, direi, abbastanza ballerini. Purtroppo quello che non balla affatto è il numero dei decessi, che come vedete più o meno rimane stabile Purtroppo sì. come decessi giornalieri con qualche aumento. Così, a dimostrazione che comunque purtroppo molte persone giungono alla fine del loro percorso di malattia e pagano purtroppo questo terribile Senta, scotto.